Ragazzi, ve lo dico, mettetevi la sveglia perché martedì domani, alla solita ora, 14:15, invece che un video qui su YouTube, ci sarà una live. Su che? Su Fortnite. Non potete mancare, veramente, mettetevi la sveglia. Salve a tutti, ragazzi, e bentornati a Shosha. Mister Spettacolo è tornato e questa è la modalità carriera giocatore di FIFA 23. E chi non lascia mi piace adesso, domani verrà interrogato. Volete rischiarvela? Io fossi in voi non lo farei, anche perché dobbiamo riprendere l'avventura, la scalata verso il monte che ci porterà nella cima del calcio, dove potremo essere riconosciuti come i migliori di sempre. E stiamo vivendo la storia di Mister Spettacolo. Sono contentissimo di come sta andando, ragazzi. Sempre primi in tendenze gaming. Grazie a tutti, grazie a tutti, ma soprattutto un sacco di seguito. Solo che però non è solo gioia. Nell'ultima puntata, grazie a Simi, pisellone Simi, siamo stati sbattuti fuori dalla Coppa Italia, che sappiamo essere una coppa particolarmente a cuore al mister. Quello era l'allenatore, questo è il giocatore, che è un giovane che sta facendo molto bene. Siamo capocannonieri della Serie B, stiamo facendo un sacco di gol, stiamo trascinando una squadra di scappati di casa, una squadra ridicola, quasi ad agguantare la Serie A, perché in questo momento siamo secondi, ma abbiamo lo scontro con il Parma, derby emiliano per la primissima posizione che ci andiamo a giocare. Nel mentre, vedete come è cambiata la percezione, come le scelte che prendiamo fuori dal campo si stanno ripercuotendo anche sulla nostra carriera. E grazie a Armando siamo riusciti un po' a ripulirci l'immagine, però ne parliamo meglio mentre giochiamo. Di certo non è facile andare a giocare una partita così complicata, così importante, subito dopo un'eliminazione cocente dalla Coppa Italia. Ci credevano i tifosi spalleni a Ferrara, ma chi ci crede tanto sono gli emiliani in generale, visto che sia Parma che, oddio, emiliani? Sì, penso di sì, no? Non lo so, ragazzi. In teoria l'Emilia Romagna si divide in Emilia e Romagna, e voi direte: bravo Mike, hai studiato? Beh, ho studiato, insomma, perché in teoria Emilia, giusto o mi sbaglio? Anche perché, ragazzi, è una divisione profonda, eh? Che c'entra questo? Se parliamo però di eliminazioni dalla Coppa Italia, non possiamo non tornare indietro nel passato, perché questa è stata la primissima partita di Spettacolo con la maglia della SPAL, che ci ha visto protagonisti proprio contro il Parma in una partita di Coppa Italia, eliminazione diretta. Siamo stati bravi a eliminare il Parma, dente avvelenato tra le due squadre, vedremo un po' come andrà. Però nel percorso di redenzione di Spettacolo ormai sembra quasi che nessuno si ricordi il suo passato da bad boy, o comunque quello che veniva dipinto come un giocatore particolarmente avvezzo alle feste e alla notte brava in quel di Ferrara. Adesso sembrerebbe più che altro un grande protagonista di giornate in palestra, no? Personal trainer e quant'altro, molto professionale, tanto che è arrivata la chiamata della Nike, o della Nike, dipende un po' da che parte del mondo siete. Aspetta, aspetta, oh no, no, non me la... Sì, no, no, no. Ok, abbiamo firmato un ricco contratto con la casa americana. Sono solo 6 mesi, però ci siamo presi un bel po' di soldi e... aia. Vabbè, ve ne parlo dopo. Occhio che però Zani Macchia del Parma è l'altro capocannoniere di questa Serie B, il Mudo Vasquez. Ho detto, se parte da... Guarda Zani Macchia che tiro ha fatto. Sto tiro da Zani Macchia non lo vedi neanche se lo crei alla PlayStation. Vergognoso, ragazzi. Mi prendo un caffettino per darmi la spinta. Mi sa che oggi promette bestemmia. Macchia lancia una bomba. Là Maravenier poteva fare un po' di più. Alfonso, piace il guanto. Dove pare? Eccolo. Spettacolo, messo giù. Non c'è respiro per gli attaccanti della spalla. No, Zani Macchia ancora. Se la giusta. Tranquilla, sta senza pensiero. Oh, raga. Bella frappè. Dai, Alfonso. Alfonso. La puoi dire domani, no? Cordon bleu. Ho visto. Gliela pennella, tira. Sì. Lamantino. Oh, Lamantino che ha rubato il posto a Moncini. È un pterodattilo, ragazzi. Cioè, è andato in cielo volando. Il Lamantino volante. Però qua Spettacolo si porta a spasso due dei migliori difensori del Parma. Poi col sinistro, attenzione, ricordiamo che ha 5 piede debole. Pennella una palla che è un cioccolatino, che Lamantino deve solo fare. Beh, non era facile. E quindi è tutto di nuovo in parità. Ma la spalla è troppo Spettacolo dipendente. Io capisco che è un giovane di belle speranze, però se si è spento lui. Oh, mamma mia, Dickman. Dickman è una stagione che non ha azzeccato un... Lamantino! La ribalta lui! È tutto tuo, Lamantino! È tutto tuo, Lamantino! Stavo a dire, è tutta la stagione che non fa un cross decente, cioè non ne mette una giusta. Pure io, ragazzi, sono pure buono di testa. Ma sei pazzo, Andrea Lamantia? Guardalo così. Buca Buffon che non se l'aspettava. Poi il Lamantino, ragazzi, è un animale orribile, secondo me.
No, 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 il muto va. Vabbè, però Alfonso, te posso dire una cosa? Mettici la colla su ste mani, voglio dire. Ha tirato una saracca, lo capisco, però manco a fa così. Manca a fatte la passare in mezzo. Qua difesa addormentata. Secondo me c'è l'ombra del calcio scommesse. Manca il gol di spettacolo qua. Ecco il gol. No, ci mette la faccia, bravissimo. Ragazzi, devo cercare la via del gol. Non mi trovo molto bene con... Cioè, la mantia segna, ma non passa mai. Oh no, oh no. Ok, con calma, con calma. Questa è nostra, ragazzi. Si riparte il contropiede facile. Oh, è davvero. Spettacolo contro il Mudo Vasquez. Me lo ciuccio. Ok. Proprio come un riccio io la figa me la ciuccio. E Cristina. Vai maestro. Adesso ridammela, ridammela. Sì, aspetta, c'è un altro po'. Che ci acchiappi pure la zia. No, vabbè. Meccariello, vai dal gommista. Se sto balordo facesse quello che faccio io per lui, il mondo sarebbe assai migliore. Ragazzo, ho giocato con degli scarpari. Veramente. No, vabbè, non si può giocare così, eh. C'è della frustrazione negli occhi di Mister Spettacolo. Non me ne hanno data una, oh, ragazzi. Manca di che me la posso creare perché so fiacco, so stanco. La mantia! La mantia ne fa tre! Guarda, si è fatti i capelli come Mister Spettacolo. Palordo ricopione. Comunque, da quando mi sono messo questi scarpini, ragazzi, non ne azzecco più una. Guarda, la mantia con una bomba! Goda saia. Io gli vado senza problemi alla mantia. Dammi sta palla. Ecco la prima occasione. Cioè, il mio primo tiro è all'88esimo. Madonna. Poi mi dici perché non gioca questo? Perché è orribile. Ha dei piedi che sono due ferri da stiro. 2-3. La tripletta di la mantia ci porta direttamente a pari punti in classifica. Siamo primi nella Serie B. Poi noi, raga, basta che non famo i playoff perché davvero esulta questo spettacolo. E con un assist si può dire che ha propiziato la rimonta. Diciamo che oggi le copertine se le prende tutte il signor la mantia, il lamantino di Ferrara. Allora, ragazzi, si potrebbe cominciare a pensare di fare qualche investimento, visto che abbiamo preso un bel po' di soldini dalla Nike. Il negozio, insomma, è ricco di situazioni che potremmo andare ad esplorare, soprattutto per quanto riguarda le nostre scelte di vita. E fatemi sapere, voi che comprereste prima? Una casa o una macchina? Una bella macchinina. Ricordatevi che avete 18 anni. A parte, magari molti di voi ci avranno pure meno di 18 anni. E guardate un po', ragazzi, potremmo già fare il nostro primo investimento. Un team di esports, un'app per il cellulare, o addirittura aspettare un pochino, investire un po' di soldi in microfinanza. Che significa? Immagino tipo cripto, ste robe così. Il rischio è basso, però so 100.000. Secondo me possiamo aspettare un altro po' e investire su quello. Anche perché, ragazzi, guardate la nostra stagione mo. Diciamo che siamo stati eliminati, perciò non è che ci sia molto da fare se non giocare il campionato. Io direi che tra questa puntata e la prossima cerchiamo di finire la Serie B. Andremo un po' più veloci, giochiamo solo le partite quelle un po' più importanti. Intanto però, ragazzi, sblocchiamo il primo archetipo Bomber. Possiamo cambiare durante la nostra avventura, eh? Però io per il momento prenderei quello. Tanta finalizzazione, un bel po' di potenza tiro. Bodo boom, 97 di finalizzazione. Siamo delle macchine, cacchio. Giochiamo contro il Frosinone. Mazza, sembra il Chievo Verona. Sempre ormai la mantia è diventato il nostro punto di riferimento lì in attacco. Cerchiamo di non scazzare, ragazzi, perché queste occasioni sono le nostre. No, maestro. Guarda che cazzo dei piedi c'ha, maestro. È il 45esimo, ragazzi. Sono in posizione rovega. Sono in posizione rovega. Ormai, ragazzi, le faccio tutte. Le fa tutte, Mister Spettacolo. Le fa tutte. Ancora. Dice, l'avete vista? C'era, c'era. Paga la mossa. Occhio però, ragazzi, che poi succedono. Ancora maestro. O maestro. Non lo so come si chiama. Non mi interessa moltissimo. Ancora maestro. Beh, non si può avere tutto. Non si può avere tutto. Finisce con un... Ma come 2-1? No, raga, ho perso col Frosinone. Godiamoci solamente sto colletto. L'unica nota positiva di oggi. Peccate sto colletto, va. Uatu. Guarda che gollaccio gli ho fatto. Proviamo subito a riscattarci, perché quello che è successo non lo voglio più vedere. Siamo contro il Cosenza. Se sbaglio questa, mi ritiro, eh. Se sbaglio questa, ragazzi, mi ritiro. Vai, ma vai spettacolo, vai spettacolo, vai spettacolo. Salato in porta. Bel gol. Oh, l'agilità. E finalmente, ragazzi. Oh, comunque, da quando ho cambiato scarpini. Calcio di rigore. Da quando ho cambiato scarpini, sto a fare il disastro. Va spettacolo! Ed è doppietta al 34esimo. Fun fact, mi pare che pure il Cosenza ci aveva chiesto di giocare per loro. Contento spettacolo, ma è il giusto. Oh, è la mia azione, raga. Siamo pronti, maestro. Ma che mu.
Ma che merda di cross fa? È finita come? Zarate, raga. Mauro Matias Zarate mi ha segnato. E io lì non so che fare, ragazzi, perché io gliela chiedo, ma poi me la crossano male. Allora, ragazzi, guardate questa. Posso chiedere un aumento dell'ingaggio? A me schifo, non me farebbe. Nuovo stipendio 2005. Io prendo 2 lire proprio. Dato che stai migliorando, anche il tuo ingaggio settimanale dovrebbe aumentare. Eh sì, vediamo un po' quanto prendiamo, ragazzi. Poi posto che non credo che funzioni proprio così, visto che il nostro cartellino è della Lazio, quindi per forza guadagniamo poco. Ah, non me lo dice. Però penso poco, ragazzi. Ma in questo momento sono 81. Per questo non può essere verosimile la carriera. Ragazzi, mi dite, sei troppo forte. Ragazzi, sono 81, ma siamo pazzi. Eh no, allora lo richiedo, sì. Aumento. Ma che per davvero? Attività completata. Nuovo stile. Ah, me l'hanno dato subito. Vabbè, ci credo, ragazzi. Sono il capo de Ferrara. Pensavo che mi avrebbero messo, che ne so, qualche bastone tra le ruote. Ok, va bene. Grande prova. Fatti i complimenti, me li faccio da soli. Tieni il discorso di spogliatoio al termine della partita, sottolineando l'importanza della squadra nel calcio. Va bene questo, ragazzi, sì. Ma prima di fare un discorso motivazionale alla squadra, io andrei a fare un bel corso per motivare la squadra. Sennò come facciamo, ragazzi? Che poi la cosa che fa ridere è che per essere dei motivatori dovremmo essere trascinatori. Invece qua prendiamo punti su tutto, tranne per quello che serve. Io lo faccio, ragazzi. Investo un po' di soldini. Penso che me li ritroverò. Anche se sono focalizzato per fare il mio primo grande investimento. Che potrebbe essere pure, ragazzi, addirittura... No, mi potevo costruire una piscina in casa. Tutti qua, ho qualcosa da dirvi. Allora, ragazzi... Vabbè, ma manco... Comunque, ragazzi, stiamo facendo un ottimo campionato. Sì, sì, ogni tanto si scivola, ma l'importante è rialzarsi. E me fate fare di una cosa. Vabbè, fate come vi pare. Passatemi la palla a me, ce penso io. Allora, guardate, ragazzi, è l'ultimo giorno di mercato. Andiamo a vedere se la nostra SPAL si è potenziata. Perché comunque, raga, la classifica lo richiede. Guarda il Parma che non ha approfittato e scivolata sotto. Ora siamo a pari punti col Genoa. Servizio fotografico con lo sponsor. Mi fa ridere, ragazzi, che per fare il servizio fotografico con lo sponsor devo pagare io e non... Ah no, mi danno 50.000. Allora lo vado a fare, ragazzi. Vedete a che è servito? Reciti in un video per il lancio di una nuova linea d'abbigliamento per il tempo libero. Vedete i soldi dalla Nike? Dammi 50 bombe, così possiamo fare il nostro primo investimento. È tutto calcolato, è il percorso. 123.000 pippi. E allora, ragazzi, io andrei a fare subito il nostro primo investimento di microfinanza. Quindi andiamo a investire quasi tutti i nostri soldi. Quindi ci dovrebbero ritornare 145.000. Come funziona? Ci hanno inculato i soldi, guarda. Se io ti do dei soldi, tu poi mi ridai dei soldi, ma ancora più soldi. Arma, ci conosciamo da un casino. Attenzione, manda un messaggio, una mail. Mo se ti do 100.000 euro, tu me ne ridai? De più. Arma, io dico, no, cioè, stiamo guadagnando spicci. Ci hanno dato un po' dei soldi. Che fai sta roba? Me puzza un pochettino. Vabbè, mi fido di te. Vabbè, via sti soldi. Oh, se perdiamo sti soldi, cioè, sei... Mamma mia, mamma mia. Non so, ma perché da ride? Perché investiamo, dai. Poi, ragazzi, non mi sembra che abbiamo fatto grossi acquisti, quindi va bene così. Allora, è Genoa SPAL. Mi sono reso conto solo adesso di aver scelto di giocarmi i momenti clou e non tutta la partita. E voi direte, vabbè, tornando, non si può fare. Non si può fare, però è uno scontro al vertice. Segna almeno un gol. No, ragazzi, aumento questo. Però mi ricordo che la partita col Genoa fu un bagno di sangue e gli facciamo un sacco di gol. Vi ricordate? Una delle primissime che giocavamo. Dragusin contro spettacolo. Ah, no, è la mantia. È la mantia, se mi aspetti. Bello. No! Ho spinto il tasto prima che iniziasse. Perché vedete, tipo in situazione, non capisci in dove va la palla. Tipo una palla matta. 1-0 loro. Vabbè, è normale, ragazzi, è normale. Siamo la disorganizzazione fatta a squadra. Da quando gioca la mantia è solo confusione. Aspetta, questa è buona. Wow, guarda che ha preso quello. Wow, guarda che ha preso quella. A 0. Ciao amore. Sì. Capisco che pure se avessimo segnato non sarebbe cambiato niente. Però manca a fa così. 6-0. Ma quando me l'hanno fatti gli altri 6? Scusate. All'81esimo perdiamo 3-0. 85, 87, 89. In 4 minuti abbiamo preso altri 3 gol. Complimenti a noi, è un record. Ha vinto il Parma, ha vinto il Genoa. No, aspetta. No, raga, non famo cazzate. Quarti. No, così andiamo a fare playoff. Sei il giocatore del mese. Grazie. No, raga, sto senza soldi e sto a fa schifo. Allora, intervista con i media, vediamo un po'. Parli dell'unione che c'è all'interno del club e fai modo di condividere. Non mi frega niente. Spieghi di aver centrato gli elevati requisiti posti dallo staff. Secondo me ci starebbe. O sottolinei che ogni successo sia frutto del lavoro in allenamento. Mamma mia, che noia. Faccio lo sbruffone. Sì, ma mi devono rientra i soldi qua, ragazzi. Oh, è tornato Moncini, finalmente. Dai, sta partita la vinciamo col sigaro. Questa è gol di rovesciata. Sì, me lo sento. Zanella.
Pozza nel lato. No! La palla di chi è? Del Moncino in nazionale. Moncini, è la tua occasione. Non la sprecare, Moncini. Non la sprecare. Non la spreca Moncini, perché la mette in banca al mister. Come stava aspettando, avete visto? Come è andato piano piano piano. E va. Centrocampo, noi, Zugulini, Murgia e Zanellato. Dici va in Serie B e va in Serie C. Non lo so. 1-1, cazzo. Eccolo. No! Quando è passata? Guarda, ragazzi, devo smettere di fare ste rueghe. Oh, namo però, dai ragazzi. Ma che sta succedendo alla spalla? Io faccio gol, io faccio il mio. Così ci allontaniamo, eh. Che gol ho fatto! Oh mamma! Stavo qua in modalità silenziosa, ragazzi, perché diciamo queste partite, che ne so, Modena Spal, chi se ne frega. No? Oh, vabbè, ragazzi. Allora devo sta zitto più spesso. Però, insomma, diciamo che non tutte le giochiamo alla stessa maniera, no? No, dai, porco dici. 2-0, 2-2. Dai, in 3 minuti. Dai, raga, è scriptato. Basta, su, non è possibile, dai. È scriptato. Sapete, ragazzi, che non era il Genoa, ma era il Cagliari, la squadra a cui abbiamo fatto un sacco di gol. Tanto ormai si sono stregate ste partite. Oddio, Murgia. Sì, Murgia. Pallascia è bruttissima. Ma io mi metto a correre, ragazzi, e la prendo. Sì, sì, vabbè, basta che me lanci. Poi fa il balletto, mister spettacolo, ormai è riconosciuto per queste cagate quando segna. 1-0 ancora, possiamo ancora andare in contropiede. Nainggolan nella sua Cagliari. Che pallaccia. Però la stoppa, spettacolo, mette giù. No, Moncini. Occasioni cross per il Cagliari, che faccio? Io me la posso guardare. Contropiede autorizzato dalla muerte. Bello, ponytail. Dai, oh. Spazza. 1-0. Nainggolan, sta in fuori gioco, fermate. Dammela. Sì, gli buca le mani, ma che è sta roba? Portiere, ma mettici le mani, portiere. E qua esulta, spettacolo, apro il petto. Oh, doppietta per spettacoloso. Speriamo che mo non finisca 2-2. Ok, finalmente si torna alla vittoria con una doppietta dello spettacoloso, del giovane che comunque è rimasto ai suoi alti livelli. Saranno, ragazzi, gli scarpini stregati. Forse glieli devo cambiare, che devo fare? Sei stata, quando mi sono messo gli scarpini, un disastro. Le parole del mister sono state ascoltate, addirittura migliore in campo qui. Avevo fornito pure una bella valletta a Moncini. Vediamo se siamo risaliti. Stiamo là. So pure di nuovo il giocatore del mese. Ma so sempre il giocatore del mese. Mo non posso dire che è merito della squadra. Cioè, è merito mio. Ragazzi, molto velocemente, perché stiamo giocando tutte queste partite con i momenti clou, dove stiamo certamente tenendo a bada le inseguitrici. Anche se mi piacerebbe andare in Serie A con la promozione diretta, perché i playoff non ce la garantiscono. Fatto sta che siamo arrivati quasi alla fine. Allora aspetta, Nainggolan, qua me la puoi dare. Senza colpo ferire. Dammela. Ragazzi, io te purgo. Se mi arriva una palla così, io te purgo, che faccio? L'altro, adesso, sono cresciuto e... Ma dai, mister. Cioè, fai le esultanze più brutte della storia. Sto avendo anche il boost dalle caratteristiche, quindi individualista piuttosto che altro, perché ho tipo finalizzazione 99 in questo momento. Moncini? No. Moncini, scusa. Ho spinto il tasto prima che me la desse. Ha fatto pure una caciotta. Ah, questa è mia. Anche se mister spettacolo lì è col simbolo. No, oh, guarda che mi ha preso. Se pareggia questa. No, 1-0, godo. Mamma mia, raga, queste le perdevamo, eh. Io sto sempre col mister, perché, ragazzi, lui c'è stato per me, però è una minchiata. Allora, gli investimenti stanno rientrando o no? 5 giorni, ragazzi. Vediamo quanto riusciamo a grabbare, eh. Ritorno sull'investimento 105. Io ti ho dato 100.000 e me ne rientrano solo 105.000. Me li piglio, eh. Amici miei, questo qua mi dà di più. Quando investiti 100.000, mi sono tornati 105.000. Siamo più ricchi di prima? Sì. Abbiamo fatto un buon investimento? No. Allora, però, ragazzi, siamo riusciti a agganciare il Genoa, che però negli sconti diretti ci ha dato la paga. Manca pochissimo alla fine e ho una sorpresa per voi, ma la vedrete nella prossima puntata, perché è veramente grande. Non mancate. Un saluto a tutti, a me, ciao, alla prossima, ciao ragazzi, ciao.